Vincenzo di Bonaventura, è Pasqua da pochi minuti e siamo reduci da una splendida serata di teatro, Quattro modi diversi di morire per versi. Che spettacolo è questo spettacolo che hai portato qui al Nome della Rosa, Vincenzo? Possiede l'unicità e direi conservata nel tempo, soprattutto quando fu proposta dalla RAI post-riforma nel 75 e nel 78 da Carmelo Bene, e credo sia stato forse uno dei momenti più straordinari, più rappresentativi del teatro di parola, del teatro concerto, del teatro voce, percussione, immagini, ma soprattutto del teatro suggestione, il teatro dell'immediato, ora e ora soltanto. La grande tematica del prototeatro di cui Carmelo Bene parlava tantissimo è che ha tenuto fede, soprattutto fino all'ultimo, col suo Achilleide e anche con altre operazioni relative al Manfred di Byron. Noi volevamo in qualche modo tenere salda la memoria, salda la precipua rappresentanza di forza e di memoria di questo grande testo, tra l'altro redatto da Carmelo Bene in persona, voluto, gestito e sostenuto, che rivedeva la vita dei poeti suicidi della grande rivoluzione d'ottobre, Jesenin, Bloch, in particolare, compresa la sua, con la testimonianza ovviamente attenta e precipua di Boris Pasternak. Credo che sia stato, ci fu conferma già nel 75 al Paralido di Milano, 12.000 persone ad assistere a questa operazione. Io volevo la memoria tenerla, come si dice, cementata ancora nei corpi e nello spirito, e porto avanti da diverso tempo. Non solo naturalmente i quattro modi diversi, ma anche di questo bene, cioè Karasciò, ovviamente Lenin e 150 milioni, cioè i poemi di Majakovskij. Vincenzo di Bonaventura, sei su Roseto.tv, sei rosetano di nascita, ma amo dire ti ho rivisto dopo 17 anni perché nel 93 facemmo un'operazione di portare, ecco, le opere teatrali e l'emozione del teatro fuori dai luoghi consueti. Sei cittadino del mondo dopo la nascita rosetana. Qual è, vuoi ricordare per gli amici, per i tanti che ovviamente non ti conoscono, visto che siamo sulla piattaforma di YouTube, qual è stata la tua formazione, qual è stata la tua bohème artistica in giro per l'Italia e per il mondo? Ah beh, partì subito con l'innovazione, con la ricerca della grande Alessandra Galante Garrone, che a Bologna aveva aperto la succursale di Jacques Lecoq, lei una delle prime allievi della scuola di Jacques Lecoq a Parigi, fu aperta a Bologna, io posso dire di essere stato uno dei più attenti allievi di quell'epoca, e conoscendo anche il maestro Lecoq, poi naturalmente seguendo le orme, e non pago di questo frequentare anche i grandi allievi di Jacques Lecoq, appunto, Philippe Gollier, e quindi emigrare a Londra e vivere tutta l'esperienza straordinaria di questa grande disciplina. Poi, ovviamente, i grandi maestri come Oswald, Grotowski, Jerry Giacomo, Daniel Stein, Yves Le Breton, Léo Bassi, insomma, i più grandi maestri del mondo, dove ancora resto attaccato. Non solo col pensiero, non solo col pensiero, perché ogni volta che salgo su un palcoscenico, qualsiasi situazione io venga a trovarmi, un pensiero va su una battuta, una parola, un segnale, un monito, un richiamo, un gesto, un fiato di questi grandi che ho avuto l'onore di conoscere. Hai trascorso decenni in Laguna, a Venezia e da qualche anno, anzi da più di un decennio, sei nelle Marche a San Benedetto. Questo per fare il punto sulla tua vita, sia privata che professionale, ma aiutaci Vincenzo a riflettere. A che punto è un settore spesso soggetto a contaminazione, a mio modesto avviso non sempre contaminazione positiva, come il teatro italiano oggi? Te lo dico brutalmente, Luca, è contaminato dalla mortalità. Morte veramente tritata, no? Cadaverina galleggiante. Una cosa terrificante. Perché? Perché non si ha coraggio. E non lo dico io, lo dice il direttore dello Stabile di Catania, lo dice Beppe Migliani del teatro Stabile del Veneto, lo dice Franco Branceroli, che è stato mio maestro e mio grandissimo consigliere per quanto riguarda le diporee. Dico semplicemente che non avendo mai nessuno
coraggio e iniziativa di favorire professionisti giovani e naturalmente di talento e di esperienza, favorire il loro diritto di cittadinanza, non solo nelle città o per la città, ma anche per quel che concerne l'affermatività possibile di una poetica, di una lirica, in termini proprio di possibilità di lavoro. E quando parlo di lavoro intendo semplicemente che venga stipulata in modo veramente classico un edificio, un rapporto, un teatro, una stagione, un movimento, un impegno, uno studio per quanto riguarda gruppi che veramente hanno dedicato e dedicano la vita. Non so se può esserci un'idea di rinascita in questo senso, però i teatri stabili, l'ente teatrale italiano è ancorato alle sue vicissitudini, ai suoi valori, ai suoi credo, no? Si fida soltanto e solamente di chi è sancito da stipule politiche e da compagini assodate, per quel che concerne appunto l'attività di produzione, l'attività di distribuzione, l'attività di compartecipazione. E quindi spazio per fermenti, per idee, per confronti, per indagini, non ce ne sono. Lasciaci con un ricordo, tu che sei uomo dal furore iconoclasta, quando hai portato il teatro, la tua missione è portarlo fuori dai luoghi canonici, ci hai raccontato prima, alla fine del tuo stupendo spettacolo, di quando un famoso gestore di un famosissimo locale che è il Green Leaves qui nelle Marche, ma un famoso locale italiano, se ci vuoi condensare questo ricordo, a mio avviso molto bello, di quando lui disse: "Io ti sfido, dobbiamo fermarli." Parliamo del popolo ebro delle discoteche, ma non del battello ebro delle tre di notte. Ci dobbiamo fermarli con la poesia. Cosa accadde e come fece Majakowski ad entrare al Green Leaves? Tra l'altro, lì è ben evidente il monito, il consiglio di Leo Bassi. E quando Andrea mi propose questa particolarità, del Green Leaves alle 3 di notte, dice: o Majakowski, o Ginsberg, o Hikmet, o qualcuno che ha di per sé strali incitanti alla rivoluzione e al mutamento, non necessariamente futuristi, proviamo a fermare il loro abbandono, il loro sonno, la loro ipnosi, no? Fatto vedere, ma è una cosa complicata, guarda che è difficile. Fatto, non devi fare altro che prendere quel microfono e provarci. Quando mi trovai con il microfono in mano, dopo che il DJ mi aveva presentato in maniera eclatante Alle 3 di notte. a Circense, fu il DJ, no? Tra l'altro abituato alle grandi presentazioni vocaliche, no? Ecco voi, non è venuto a trovarci, vi presenterò questa grande opportunità di poesia e voce, signori e signori. Questo microfono che bolliva, no? Allora mi ricordai della provocazione di Leo Bassi, trovate il modo non solo di sorprendere, ma di sorprendervi. Fate qualcosa che sostupirebbe anche voi. E quindi cominciai con una serie di provocazioni, non tra l'offensivo e l'insultante, ma sicuramente il ridestante. E quindi cominciai con prostitute, studenti e prostitute ad appaltatori, guardate! Avete visto mai il viso mio quando io sono assolutamente tranquillo? E qui parti la provocazione. Non si fermarono lì per lì. Quando cominciai a dire noi, quindi mi accomunai a loro, siamo Gagliardi, noi dal passo poderoso, noi non abbiamo bisogno di costoro, noi non abbiamo bisogno di tutto questo. E lì cominciarono a domandare, ma chi è sto scemo, che sta succedendo? E si avvicinarono sotto la console e li guardavo negli occhi, no? Allucinati erano. E io lì scatenai, credo, uno dei più momenti più fuorilegianti della poesia majakowskiana, 15 minuti abbondanti con una base musicale estremamente tambureggiante. Funzionò e Andrea dice: ah, ci siamo riusciti! Non è stata ripetuta, quindi è rimasta lì nel ricordo. Intanto, lode a Majakowski, lode al furore iconoclasta di Vincenzo e davvero complimenti per la tua voglia di portare il teatro anche fuori dai luoghi consueti. Un Soprattutto. grande abbraccio, Vincenzo. Grazie, Luca.